Dottore Masseri, grazie per l'attenzione. Volevo dirle, è un momento veramente molto difficile per l'ASP di Crotone e per la situazione, che è venuta a verificarsi in questi giorni. A mio modo di vedere è un momento come tanti altri che si affronta, si sta affrontando nella maniera più corretta da parte un po' di tutti e sicuramente in quanto è un momento non può perdurare ulteriormente, a mio modo di vedere. Quindi bisogna tornare, io l'ho già fatto da qualche giorno in realtà. Molto rapidamente a concentrarsi sulle urgenze ed emergenze vere che sono quelle legate non solo, anche se principalmente al Covid, ma a tutta l'offerta di salute che dobbiamo garantire per la provincia. Come al solito, Crotone fa notizia soltanto quando ci sono fatti che, tra virgolette, possono essere negativi, ma per tutto quello che si fa è difficile che ci sia attenzione, vero? I fatti possono essere negativi e positivi a seconda dei punti di vista da cui vengono osservati, ma che ci debba essere più attenzione per tutto ciò, per il grande sforzo che l'azienda sanitaria sta producendo, non vi sono dubbi. Noi cerchiamo di dare appunto visibilità praticamente quotidiana a tutte le iniziative che vengono assunte in questo momento per fronteggiare l'emergenza Covid. È chiaro che una cassa di risonanza, anche mediatica, più efficace consentirebbe di valorizzare al meglio le tante piccole e grandi cose che gli uomini e le donne di questa azienda stanno facendo in questi giorni. Sui nominativi diffusi per quanto riguarda i pazienti positivi, anche il sindacato dei giornalisti è intervenuto con una nota proprio per dire che insomma è una situazione veramente vergognosa. Però parliamo anche di fatti positivi. Ci sono i nuovi posti in ospedale e soprattutto possiamo dire che per quanto riguarda i pazienti c'è una grande attenzione. Rispetto a quella vergognosa vicenda che ha riguardato la diffusione dei dati sensibili di alcuni pazienti affetti da Covid, l'azienda ha proceduto a depositare non una ma due diverse denunce contro ignoti. È sicuramente il segnale che in questa fase, in questo momento storico, si stanno verificando delle cose veramente che è difficile collocare in un contesto. C'è sicuramente da preoccuparsi perché un'azione del genere denota comunque un decadimento, nel senso civico, in qualche modo ricollegabile sicuramente all'emergenza Covid, alle giornate complicate che tutti noi stiamo vivendo, ma la caccia all'untore è un concetto che sinceramente non ci può appartenere. D'altra parte, ribadisco che l'assistenza ai pazienti Covid nell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone è assicurata ai massimi livelli possibili. Il nuovo reparto da 50 posti, di cui 8 di terapia intensiva, credo che sia un fatto rimarchevole a livello regionale. Quindi inviterei un po' tutti a concentrarsi sulle positività che la sanità crotonese in questo momento, sia pur difficile, sta offrendo.